Ciao amici, bentornati sul nostro canale o se siete nuovi, benvenuti. Oggi andremo a preparare una torta pere e cioccolato. Qui trovate tutti gli ingredienti per uno stampo da 22x24 cm. Se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di iscrivervi al canale, mettere un mi piace al video ed attivare anche le notifiche per non perdervi nessun nuovo video. E adesso iniziamo subito. In una ciotola mettiamo le uova, e aggiungiamo poi lo zucchero. Le montiamo bene fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Poi aggiungiamo lo yogurt bianco e l'olio. E diamo giusto una mescolata. Dopo aggiungiamo il cacao amaro setacciato, la farina sempre setacciata ed infine il lievito sempre setacciato. Frulliamo per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Raccogliamo l'impasto anche dai bordi e poi aggiungiamo le pere tagliate a pezzetti. Io in genere taglio una barra due pere. Da mettere dentro sono circa 150-200 grammi di pere. Versiamo l'impasto in uno stampo imburrato o spruzzato con lo spray staccante. E poi sopra aggiungiamo un'altra pera tagliata, però questa volta a fettine. E cuociamo in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 40-45 minuti. Mi raccomando, fate sempre la prova dello stecchino. Io lo cuocio nel ripiano medio-basso del forno. Ed ecco qua la nostra torta pere e cioccolato, è buonissima! Grazie per aver visto il video fin qui, se vi è piaciuto mettete like ed iscrivetevi al canale, qui trovate altri due video che spero vi piacciono e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video, ciao!